Grazie. Il collega Daniele Farina, prego. Grazie Presidente. Noi, differentemente dai colleghi che sono intervenuti, nutriamo un certo interesse per il contenuto di questa delega, ma ovviamente, vista la estrema difficoltà, se non l'impossibilità di discuterlo, vista la struttura dei tempi della nostra discussione, non potremo votare a favore dell'articolo. Eppure però non voteremo a favore di quegli emendamenti che puntano a sopprimere complessivamente questa delega perché, ripeto, per noi contiene degli spunti di un certo interesse. Grazie. La ringrazio. Adesso non mi pare ci siano altri interventi su questo emendamento, il 7.151 Molteni, quindi lo pongo in votazione. Dichiaro aperta la votazione. Pareri contrari Commissione e Governo, favorevole relatore di minoranza. Bolognesi. Taricco. Chi non ha votato? Di Salvo. Di Salvo. Frusone. Fanucci. Fanucci. Rizzetto ha votato. Grillo. Chi altro non ha votato? Mi pare che abbiano votato tutti. Dichiaro chiusa la votazione. 97 favorevoli, 329 contrari. La Camera respinge. Passiamo al 7.305 Sarti. Parere contrario di Commissione e Governo, favorevole relatore di minoranza. Non ci sono interventi. Dichiaro aperta la votazione. Chi non ha votato? Guidesi che ha votato. Chi altro non ha votato? Mazzoli. Parrini. Chi altro non ha votato? Massa. Qualcun altro? Garavini. Mi pare che abbiano votato tutti. Ancora Garavini. Garavini ancora non riesce a votare. Bene. Mi pare che abbiano votato tutti. Dichiaro chiusa la votazione. 89 favorevoli, 325 contrari. La Camera respinge. Adesso andiamo al 7.5 Sarti Ferraresi. 7.4 Sarti Ferraresi. Pareri contrari di Commissione e Governo, favorevole al relatore di minoranza. Non mi pare che ci siano interventi. Dichiaro aperta la votazione. Fanucci. Chi non ha votato? Montroni. Montroni. Grassi. Grassi. Colletti. Colletti. Qualcun altro non ha votato? Mi pare che abbiano votato tutti. Vacca. Vacca. Bene. Bene. Dichiaro chiusa la votazione. 95 favorevoli, 322 contrari, la Camera respinge. 7.5 Sarti. Parere contrario di Commissione e Governo, favorevole relatore in minoranza. Non mi pare ci siano interventi. Dichiaro aperta la votazione. Montroni. Montroni. Ginefra. Ginefra. Bene, non mi pare ci siano persone che non riescano a votare. Bene, dichiaro chiusa la votazione.
chiedo scusa. 97 favorevoli, 329 contrari, la Camera respinge. 7.207 Santelli, parere contrario Commissione e Governo, favorevole relatore di minoranza, non mi pare ci siano interventi, dichiaro aperta la votazione. Vico, Gadda, Binetti. Binetti, ecco, chi altro non riesce a votare? Carloni, Gadda ancora non riesce a votare, adesso le mandiamo un tecnico, Gadda, Beni, neanche riesce a votare. Allora, Gadda ha votato, Beni ha votato, mi pare che abbiano votato tutti. Dichiaro chiusa la votazione. 101 favorevoli, 334 contrari, la Camera respinge. 7.208, Sarti ed altri. Parere contrario, Commissione e Governo, favorevole relatore in minoranza. Non mi pare ci siano interventi. Dichiaro aperta la votazione. Chi non riesce a votare? Mi pare che abbiano votato... Marotta. Ah, Marotta sta votando. Luigi Gallo. Bene, dichiaro chiusa la votazione. 101 favorevoli, 336 contrari, la Camera respinge. 7.600 della Commissione, favorevole Commissione e Governo, contrario il relatore di minoranza, non ci sono interventi, dichiaro aperta la votazione. Stella Bianchi, Nardi, Cimbro, chi non ha votato ancora? Bene, dichiaro chiusa la votazione. 291 favorevoli, 130 contrari, la Camera approva. Il 7.7 a questo punto è precluso dall'approvazione del 7.600. Passiamo al 7.209 Santelli, parere favorevole di Commissione, Governo e del relatore di minoranza. Dichiaro aperta la votazione. Calabria. Chi non ha votato? Mi pare che abbiano votato tutti. Dichiaro chiusa la votazione. 412 favorevoli, 30 contrari, la Camera approva. 7.9 Sarti ed altri, parere contrario Commissione e Governo, favorevole il relatore di minoranza, non mi pare ci siano interventi, dichiaro aperta la votazione. I pareri sono parere contrario di Commissione e Governo, favorevole il relatore di minoranza. Prego. Cimbro.
Chi non riesce a votare? Mi pare che abbiano votato tutti. Dichiaro chiusa la votazione. 111 favorevoli, 331 contrari, la Camera respinge. Adesso passiamo al 7.603 della Commissione. Parere favorevole sia di Commissione Governo sia del relatore di minoranza. Non mi pare che ci siano interventi. Dichiaro aperta la votazione. Stella Bianchi. Antimo Cesaro. Cesaro. Marazziti. Marazziti. Vediamo se riesce a votare, altrimenti mandiamo un tecnico. Ecco, ha votato. Airaudo non riesce a votare. Ah, sta votando adesso. Stella Bianchi. Aspettiamo la collega Bianchi. Bene, ha votato. Non mi pare ci siano altre persone che non riescono a votare. Ah sì, Basilio ha votato. Bene, dichiaro chiusa la votazione. 307. 77 favorevoli, 47 contrari, la Camera approva. 7.500 da votare ai sensi dell'articolo 86,4 bis del regolamento. Il relatore di minoranza si rimette all'Aula. La Commissione e il Governo danno parere favorevole. Dichiaro aperta la votazione. D'Ambrosio che sta votando, Cozzolino che ha votato, mi pare che abbiano votato tutti. Sì, dichiaro chiusa la votazione. 339 favorevoli, 12 contrari, la Camera approva. 7.13 Sarti ed altri, parere contrario di Commissione e Governo, favorevole il relatore di minoranza. Non ci sono interventi, dichiaro aperta la votazione. Chi non riesce a votare? Turco. Qualcun altro? Blasina. Sta votando, vediamo. Ecco, adesso ha votato. Non mi pare ci siano altri che non riescono a votare. Dichiaro chiusa la votazione. 107 favorevoli, 334 contrari. La Camera respinge. 7.344 Micillo. Non ci sono interventi. Pareri contrari di Commissione e Governo, favorevoli ai relatori di minoranza. Dichiaro aperta la votazione. Palese. Palese. Brescia. Fusilli. Mi pare che non ci siano. Bene, dichiaro chiusa la votazione. 105 favorevoli, 332 contrari, la Camera respinge. 7.345, Luigi Gallo ed altri. Parere contrario di Commissione e Governo, favorevole ai relatori in minoranza. Dichiaro aperta la votazione.
Cimbro. Capua. Bene, dichiaro chiusa la votazione. 103 favorevoli, 332 contrari, la Camera respinge. 7.346 Vacca, parere contrario di Commissione e Governo, favorevole ai relatori di minoranza, non ci sono interventi, dichiaro aperta la votazione. Chi non riesce a votare? Bene, dichiaro chiusa la votazione. 98 favorevoli, 331 contrari. La Camera respinge. Passiamo al 7.347 Marzana. Parere contrario di Commissione e Governo. Favorevole relatore di minoranza. Dichiaro aperta la votazione. C'è qualcuno che non riesce a votare? Cimbro. Chi altro? Bene. Dichiaro chiusa la votazione. 106 favorevoli, 338 contrari, la Camera respinge. 7.348 Duva, contrari Commissione e Governo, favorevole relatore di minoranza. Non ci sono interventi, dichiaro aperta la votazione. Bene, Montroni. Qualcun altro che non riesce a votare? Allora, Sisto, Tancredi, Calabria. Vediamo se Calabria riesce. Ecco, adesso Calabria ha votato. Tancredi ancora non riesce a votare. Vediamo se riusciamo a sbloccare il dispositivo. Ecco, non ci sono altre persone. Dichiaro chiusa la votazione. 105 favorevoli, 337 contrari, la Camera respinge. 7.212 Sarti, contrari Commissione e Governo, favorevole relatore in minoranza, dichiaro aperta la votazione. Fantinati. Cimbro. Casellato. Fantinati sta ancora votando. Bene. Nessun altro? Dichiaro chiusa la votazione. 103 favorevoli, 339 contrari, la Camera respinge. 0.7.601.1 della Commissione. Pareri favorevoli. Dichiaro aperta la votazione. Ciachetti. Montroni. Chi altro? Fitzgerald. Chi altro non riesce a votare? Allora, Fitzgerald ha votato, hanno votato tutti, dichiaro chiusa la votazione. 381 favorevoli, 34 contrari, la Camera approva. Passiamo al 7.601 della Commissione, parere favorevole di Commissione, Governo e relatore in minoranza. Non ci sono interventi, dichiaro aperta la votazione. Chi non ha votato ancora?
Vico, Di Staso, Carrozza, Cimbro. Qualcun altro? Sembra di no. Dichiaro chiusa la votazione. 401 favorevoli, 30 contrari, la Camera approva. Identici 7.152, 7.213, Molteni e Sarti, pareri contrari, Commissione e Governo, favorevole relatore in minoranza, dichiaro aperta la votazione. Zan. Chi altro? Bene, dichiaro chiusa la votazione. 107 favorevoli, 336 contrari, la Camera respinge. Andiamo al 7.351, sempre a pagina 31. Parere commissione, governo contrario, favorevole relatore in minoranza, non ci sono interventi, dichiaro aperta la votazione. Chi? Luigi Gallo. Costantino. Qualcun altro non riesce a votare? Bene, dichiaro chiusa la votazione. 104 favorevoli, 338 contrari, la Camera respinge. 7.352, Mannino ed altri, parere contrario di Commissione e Governo, favorevole relatore in minoranza, non ci sono interventi, dichiaro aperta la votazione. Lainati. Chi non ha votato? Bene, dichiaro chiusa la votazione. 96 favorevoli, 345 contrari, la Camera respinge. 7.353 Busto, parere contrario Commissione e Governo, favorevole relatore di minoranza, non ci sono interventi, dichiaro aperta la votazione. Hanno votato tutti? Allora, Vico, Cimbro, chi altro? Nessun altro? Ah no, Locatelli, Rotta, Marotta, non Rotta, Marotta. Marotta ha votato, sembra che abbiano votato tutti, dichiaro chiusa la votazione. 101 favorevoli, 349 contrari, la Camera respinge. Passiamo al 7.354 Busto, parere contrario di Commissione e Governo, favorevole relatore in minoranza, non ci sono interventi, dichiaro aperta la votazione. Luigi Gallo. Qualcun altro non ha votato? Mi pare che abbiano votato tutti. Casellato. Locatelli. Chi altro? Nessun altro. Dichiaro chiusa la votazione. 102 favorevoli, 347 contrari, la Camera respinge. Passiamo al 7.602 della Commissione. Parere favorevole di Commissione e Governo. Il relatore di minoranza si rimette all'Aula. Non ci sono interventi. Dichiaro aperta la votazione.
Beni Patriarca. Chi non ha votato? Mi pare che abbiano votato tutti. Dichiaro chiusa la votazione. 393 favorevoli, 22 contrari, la Camera approva. De Rosa. Votato. Parere contrario di Commissione e Governo, favorevole il relatore di minoranza. Non ci sono interventi. Dichiaro aperta la votazione. Hanno votato tutti? Sì. Dichiaro chiusa la votazione. 111 favorevoli, 332 contrari, la Camera respinge. 3.357 Daga. Parere contrario di Commissione e Governo, favorevole il relatore di minoranza. Non ci sono interventi. Dichiaro aperta la votazione. D'Agostino, Marazziti, Marcon, Fanucci, D'Agostino, Della Ringa. Chi altro? Mi pare che abbiano votato tutti. No, Gianmanco. Bene, dichiaro chiusa la votazione. 106 favorevoli, 339 contrari, la Camera respinge. Passiamo alla votazione dell'articolo 7. Se non ci sono interventi lo pongo in votazione. Assisto, prego, il collega assiste. Grazie Presidente, per attestare l'astensione di Forza Italia su questo articolo. La scelta di astenerci deriva dall'ampiezza della delega e sulla sostanziale difficoltà di poter prevedere gli sviluppi di quanto contenuto nell'articolo 7. È chiaro che il tema è certamente interessante, per certi tratti anche lodevole, ci si propone di intervenire in settori certamente nevralgici del sistema, ma ripeto, l'ampiezza dei poli, la partenza e il punto di arrivo rende difficile assumere una posizione soltanto per tema e non per svolgimento. Questo è il motivo per cui, rimarcando più volte la difficoltà di percepire il continuo ricorso a leggi delega, soprattutto in materie così delicate, Forza Italia ritiene di esprimere il suo voto con l'astensione. Grazie. La ringrazio. Ci sono altri interventi sull'articolo 7? No? Dichiaro aperta la votazione. Garavini, Bianchi Maria Stella.